Proseguono gli appuntamenti della 10ª edizione del Festival della Poesia, organizzato dal Cenacolo dei Poeti all'interno del cortile della scuola primaria Don Lorenzo Milani. Nella seconda giornata di questo evento si è registrata grande partecipazione da parte di un pubblico eterogeneo. Una nuova lettura della città è stata data da Valerio Capasa, docente del liceo Galileo Galilei, con Pasolini, Il potere, il cuore. Pierpaolo Pasolini è decisivo per comprendere non solo una storia, un pezzo di storia dell'Italia, l'Italia degli anni 60, degli anni 70, ma soprattutto è decisivo per capire il nostro presente, perché ci mette in guardia contro i rischi di chi vive in questo mondo, cioè la sua grande parola, omologazione, il fatto che tutti iniziamo ad avere gli stessi gusti, a pensare allo stesso modo, a sentire le stesse cose, e ci lasciano anche il contentino magari di qualche opinione personale, ma all'interno di una, appunto, di un conformismo dilagante, e rendersi conto dell'unica arma che può impedire al potere di farci scacco, e cioè della nostra anima, del nostro cuore, che è proprio ciò che il potere cerca di attaccare. Protagonisti del festival sono i giovani, a confermarlo gli studenti del liceo scientifico artistico di Bitonto. Musica, laboratori di scrittura, lettura, collage, per arrivare a realizzare un cortometraggio su Anna Rosa Tarantino, vittima di mafia. È questo che ha reso il loro percorso altamente formativo. Siamo qui per proprio riscoprire quelli che sono i sentimenti che circondano la poesia, ovvero i sentimenti di meraviglia, stupore, ma soprattutto di passione. In particolare abbiamo voluto riprendere quella che era il monito di Pasolini, ovvero spronare i ragazzi ad essere artefici del proprio destino. Sicuramente è una grandissima emozione per noi stasera essere qui, andare a riscoprire un po' i valori che sono appunto quelli della poesia, e ricordiamo che la poesia non deve essere, diciamo, solo per i più anziani, ma proprio con questo festival, proprio gli organizzatori, diciamo, il festival è mirato a noi giovani. Sono stati indetti dei concorsi di poesia, gare di collage, proprio per mettere in campo quelle che sono le qualità dei ragazzi, appunto di noi giovani. Diciamo che i protagonisti di questo festival siamo appunto noi giovani. Dalle loro parole si coglie l'entusiasmo e l'intento di rifare questa esperienza anche nelle prossime edizioni del festival. Grande la soddisfazione anche dei professori, guide essenziali tra le pagine di Pasolini nella riscoperta e recupero della città e del centro storico. I ragazzi hanno scelto dei brani in cui Pasolini denuncia il fatto che la acculturazione, l'omologazione ha fatto danni peggiori di quelli del fascismo sulle città. Quindi loro hanno letto dei passi scelti, ad esempio i miei hanno scelto di raccontare proprio sull'esempio di Sabaudia e di Orte che cosa sia il degrado di una città, quindi quando il centro storico è affiancato da palazzi popolari che Pasolini dice ovviamente sono necessari alla vita di una città, ma non andrebbero costruiti a ridosso delle mura antiche che deturpano profondamente la bellezza.